Ciao, io sono Paola e oggi vi cucino le mezze maniche rigate al sugo saporito. Gli ingredienti per questa ricetta sono le mezze maniche rigate, olio e burro, cipolla, pancetta compatta e pomodori pelati. Allora, iniziamo a far soffriggere la cipolla con un po' di olio e burro. La cipolla deve cuocere 10-15 minuti, l'importante è che non bruci, perché sennò diventa amara. Mentre la cipolla rosola, nel frattempo, in una pentola capiente mettete sull'acqua a bollire. Quando la cipolla è cotta, pigliate la pancetta coppata e gliela aggiungete dentro. Per un 4 etti di pasta va circa un etto di pancetta coppata. Adesso la fate rosolare bene. Nel frattempo aggiungete un po' di sale ed un po' di pepe bianco secondo il gusto. Quando la pancetta dopo 3-4 minuti si è un attimino ha preso colore, pigliate i pelati, che può essere anche passata di pomodoro. Se sono pelati devono essere fatti sgocciolare bene e fate cuocere il sugo. Nel frattempo l'acqua della pasta bolle e aggiungete il sale. Mentre il sugo finisce di cuocere, iniziate a far cuocere la pasta. Pasta, come vi ho detto prima, con le mezze maniche rigate. Basta. Il sugo l'avete spento, fatto raffreddare 5 minuti e poi va frullato. Riversate il sugo nella pentola. E a questo punto aggiungete la panna liquida, se riaccendete il sugo poco alla volta in modo che rimane caldo. Questo sugo può essere preparato anche in anticipo e poi riscaldato mentre la pasta cuoce. La scolatura della pasta. Procediamo a condire la pasta. Questo è il piatto finito della ricetta che ho appena preparato, mezze maniche rigate al sugo saporito.